Boncuri inadatta, Boncuri pericolosa, Boncuri indegna. Una tesi che ha anche del vero, che appare ragionevole, tanto che trova un inatteso sostenitore qui nella falegnameria occupata. Meglio stare in questa merda, afferma con parole rozze ma efficaci quest'uomo tunisino, che in quel casino di Boncuri. Vedi gli altri anni, quanti hanno fatto aprire il campo? È successo il casino, l'inferno, una guerra proprio, no? L'anno scorso e quest'anno non c'è questo campo proprio, vedi, già la gente stanno bene, anche se stanno nella merda fino al collo, però stanno bene. Quest'uomo tunisino ha le idee chiare, chiarissime, su come funziona qui. È uno che conta nella falegnameria occupata, organizza i pasti, procura l'energia elettrica, porta l'acqua, fa funzionare la TV. Qui chiedi a qualunque persona, dirlo Bilal, vedi, porto lì tavola, porta televisione, generatore, con la macchina mia porto l'acqua, no? E si dimostrerà decisivo quest'uomo tunisino in prima linea per svuotare la falegnameria dopo la visita della ASL e della polizia municipale che ne decreta l'inagibilità nel sopralluogo preliminare allo sgombero. Uno sgombero necessario al quale Bilal dà un ausilio fondamentale. Chi lo dice? Il comandante della polizia municipale di Nardò, Cosimo Tarantino, parlando con la sindacalista della CGL, Antonella Cazzara. Io sono il comandante. Antonella Cazzara della CGL, non so chiede, hanno comunque risposto alla sollecitazione di abbandonare il luogo. Non avevo assolutamente dubbi, perché quando siamo venuti ieri li ho visti e poi c'era quel signore, mi ricordo il nome, che faceva da mediatore culturale. Sì, chiamiamolo caporale, dottore, me ne assumo la responsabilità di quello che dico, sì. E perché non lo diciamo? Noi registriamo io non sono un poliziotto, voglio dire, noi registriamo il nostro mestiere un attimo. No, allora un attimo, perché voglio essere certo che sia la stessa persona, perché nel caso facciamo subito. Allora, vediamo un attimo. Perché non vuole che stessimo parlando di persone diverse. Bilal per caso? Bilal è uno dei caporali inquisiti. Qui chiedi a qualunque persona, dirlo Bilal. Non c'è bisogno di denunciarlo perché è già stato processo, il processo sale. In effetti, Bilal è Akremi Bilal Benayaya, 29 anni, tunisino. È uno dei capicellula arrestati il 23 maggio 2012 nell'ambito dell'operazione Sabr, con la quale i reparti operativi speciali dei carabinieri di Lecce smantellarono un'organizzazione che vedeva al vertice un imprenditore di Nardò, Pantaleo Latino. Nei confronti del re dell'Anguria, di diversi altri imprenditori e di molti caporali, il pubblico ministero Elsa Valeria Mignone ha ipotizzato reati gravissimi che arrivano fino alla tratta di persone e alla riduzione in schiavitù. Fra i presunti caporali arrestati in quella retata c'era anche quel garbato, come definirlo, mediatore culturale, della cui collaborazione si è avvalsa la polizia municipale di Nardò per sgomberare la falegnameria occupata 24 ore prima dell'arrivo del ministro Chienge. Ed è ancora più inquietante confrontare quella garbata collaborazione con l'atteggiamento riservato dalla stessa polizia municipale a chi in quel sopralluogo alza un po' la testa. Non ti devi agitare, devi stare calmo. Adesso che vieni da noi al comando ti spiego come funziona qui. Ti portiamo al comando e ti spieghiamo come funziona qui. E qui funziona che i migranti sono i meno forti. Siamo venuti né per buttarvi fuori né per dirvi di andare via. Siamo venuti per vedere di migliorarle le condizioni in cui state. È chiaro? Allora non ti agitare, stai calmo perché si risolve tutto qua. C'è delle persone che hanno paura. Stai calmo, non ti agitare. In cerca di lavoro, senza una casa, a volte, diciamocelo, anche senza permesso di soggiorno. I documenti tuoi, senza documenti, neanche da dove vieni? Ma anche quando le carte sono a posto, i documenti sono in regola, qualcosa che non va, tranquilli, si trova sempre. Che roba come? E due anni fa, uno studente di ingegneria, sceso da Torino a Nardò per lavorare nei campi e pagarsi gli studi, vide un sistema che sfruttava gli uomini e usò un megafono per dirlo. Invitiamo tutti a non andare domani a lavorare. Fu questo il discorso che sancì lo sciopero dei braccianti di Boncuri. Un'esperienza che con tutti i suoi limiti di accoglienza, di organizzazione, di coabitazione, ebbe un merito: raccordare insieme lavoratori fino ad allora sparpagliati fra mille casolari, divisi in fazioni dai caporali, allontanati dalle diffidenze reciproche. Siamo una forza, dovete capire che siamo una forza tutti uniti.
Una storia che, vista così, non è tanto diversa da quella degli italiani. E non tanto da quelli di ieri, emigrati all'estero, quanto da quella degli italiani di oggi, spesso stranieri, a se stessi, in patria. What about, let's get together and feel